Sebastian, qual è l'emozione di guidare su un circuito cittadino come quello di Monaco? È un gran premio con una lunga tradizione, posto speciale ovviamente, visto che si trova nel cuore della città. Il circuito è molto stretto, non c'è spazio per gli errori, non puoi commetterne molti. È un circuito complicato, occorre molta concentrazione e dove ti giochi tutto nel giro di qualifica, perché sorpassare è abbastanza difficile. C'è però chi dice che guardare la gara in TV a volte può essere noioso. Dal punto di vista del pilota è veramente così? Assolutamente no, non è una gara affatto noiosa, accadono molte cose, devi essere concentratissimo perché è molto complicato guidare su questo circuito e non c'è spazio per gli errori. Sorpassare è davvero difficile, se rimani bloccato dietro può diventare un po' noioso, ma accadono sempre tante cose, devi stare molto attento alla strada, altrimenti può finire male. Parliamo degli assetti di Monte Carlo, pista molto particolare. Pensi che una macchina che va bene qui possa andare bene su qualsiasi altro circuito o è soltanto una preparazione specifica? In generale esistono numerosi accorgimenti, ma a Monaco è importante come affronti le curve strette. Il circuito è migliorato, è stato riasfaltato in molti punti. Le condizioni del tracciato sono più o meno simili a quelle di un normale circuito, anche se si trova in centro città. Di sicuro se la tua macchina è veloce su un circuito cittadino come Monaco, con ogni probabilità lo sarà anche sugli altri circuiti cittadini in calendario. Concludendo, hai già accennato al giro di qualifica. È davvero così dura in termini di concentrazione? Sì, tutto dipende da un unico giro veloce in cui devi cercare di ottenere il 100% da te e dalla macchina. È molto importante come finisci in qualifica, perché sul circuito di Monaco è davvero difficile superare.